Torniamo in Italia e andiamo a Bologna. Attenzione massima alla movida senza regole. Nell'ultimo mese sono un centinaio i minorenni denunciati. Il racconto del nostro inviato Giacinto Pinto. La notte di Bologna è senza regole, a scandirle il ritmo, alcol, droga e violenza. Appena tu dici qualcosa reagiscono in maniera violenta, poi perché sono ubriachi. Soltanto due sere fa, un ragazzo di 19 anni, proprio qui, è stato accoltellato al torace. È una cosa normale. Cosa è normale? Che da una certa le persone danno un po' un delirio, no? Normale che, no. Quando le forze dell'ordine vanno via, le persone si danno un po' alterare, partono le liti. Non si contano più le risse tra bande di giovanissimi sotto i portici della città universitaria. Non sono studenti universitari il problema. Il problema è che sono alcuni gruppi di ragazzini che arrivano dalla periferia. Un centinaio di ragazzini, quasi tutti minorenni, sono stati denunciati soltanto nell'ultimo mese. Trascendono in questi atti delinquenziali, ma non riteniamo che siano dei gruppi organizzati che possano in qualche modo esercitare una forma di controllo del territorio. Baby gang che terrorizzano i coetanei senza nessun apparente motivo. Hanno picchiato perché dicevano che io avevo detto che erano una gang di m***a perché ci avevo provato con le loro ragazze. Mentre mi prendevano a calci mi filmavano. Andrea è tornato a uscire nel suo quartiere alla periferia di Bologna. E ai ragazzi che hanno subito le stesse conseguenze che ho avuto io, secondo me dovrebbero fare una denuncia, perché diciamo che è la cosa più giusta da fare invece che stare zitti e non dire niente. Negli Stati Uniti...